Povera Marcolini. È andata bene che la Marcolini è un contralto, fosse stato un soprano. Mai mettersi con una prima donna, maestro, specialmente se è un soprano. Più sono brave, più sono stupide. Più la voce cresce, più il cervello diminuisce. Perciò vi voglio dare un consiglio. Ma di consigli me ne avete dati già abbastanza. Io adesso direi di mettere da parte l'argomento donne, e di aprire subito l'argomento affari. Mi sembra che non ci sia più niente da chiarire. Credete? Mi avevate detto che il mio impegno si limitava a due opere l'anno, e invece qui leggo della direzione di due teatri e della consulenza per l'amministrazione. Penso che per un giovane compositore come voi sovraintendere e tutelare la produzione di due teatri come il San Carlo e il Fondo non possa essere che un onore. L'unico onore che conosco è quello che si traduce in cifre. Che cosa mi offrite? Io leggo tante parole ma non vedo una cifra. Volevo lasciare a voi la proposta. Bene, grazie. Allora voglio 15.000 franchi l'anno. Ehi! E voglio anche una percentuale sul gioco d'azzardo nel ridotto. Mi accontento del 6%, ma la voglio. Mai, questo mai. E quando è così abbiamo scherzato. Avremmo dovuto trattare prima, siete un baro, eh? Avevate detto che non esisteva nessuna possibilità di conflitto sui compensi. Ma questi non sono compensi, sono regali, elargizioni. Non so neanche io come definirli. Non esiste al mondo un compositore che abbia chiesto una percentuale sugli utili del gioco. Lo considero un diritto. Da che punto di vista? Voi chiamate la gente nel vostro teatro, con le mie opere, E quando è là, la inducete a giocare. Ma sono io che li attiro nella trappola. E allora esigo il mio tornaconto, 6%. Prendere o lasciare, punto. Ragazzo mio, sarete un grande artista, ma date scacco al peggiore degli strozzini. 12.000 all'anno e il 4%. Prendere o lasciare, contrappunto. Vedo che conoscete la musica. E va bene, pazienza. Firmo. Che succede? Che succede? Scusate un momento. Ma che succede? Chi sono? È l'accampamento francese del Radinamo, Murano. Ma cosa fanno? Oh, dischè gli austriaci dall'altra parte. Dove siamo? A Tolentino. Davanti è qui non si passa. Chi vuole passare? Giusto, torniamo indietro. Ma che cosa succede? Torniamo a Bologna. Perché? Voglio vederci chiaro. Qui sta per succedere qualcosa di grosso. Meglio tenersi in disparte e aspettare l'esito dello scontro. Se le cose stanno così, altro che Bologna. Io me ne torno a Milano. Di cosa avete paura? Se Murat vince, ci troverà Napoli ad applaudirlo. Se perde, vedremo chi prenderà il suo posto. Napoli non resterà mai senza re e non rinuncia alla musica.